vengano, e sperando che ce ne siano altre. Questa è un'iniziativa nata da internet, o meglio divulgata tramite internet, coinvolgendo diversi appassionati di fotografia che questa volta sono ritrovati a fotografare per un memorial di Dino Pisciotto, il fondatore del chiosco di San Leone, e a fotografare 12 modelle con 12 macchine per la realizzazione di un calendario. E saranno delle fotografie che poi verranno riprodotte con uno stile retro, in modo da richiamare appunto gli anni in cui è nato il chiosco, e che però oggi verranno riprodotte con i colori naturali con cui sono state acquisite dal sensore della fotocamera. È una bella iniziativa che coinvolge sia gli appassionati dello scatto che gli osservatori della fotografia, sperando che abbia un buon seguito. Eh sì, una bella iniziativa, finalmente. Ogni tanto la fotografia risorge dalle sue ceneri. Nonostante l'avvento del digitale, siamo riusciti anche a organizzare, a partecipare, grazie agli organizzatori, questa mostra fotografica in onore di Pisciotto, per il primo memorial di Pisciotto. Il tema è stato quello delle ragazze con le auto d'epoca, e niente, ci siamo cimentati in questa esperienza così per noi appassionati di fotografia. E questa mostra fotografica cosa ne trai? Che vedo che ci sono molti giovani che oggi leggendo vogliono fare fotografia. Ecco, fa piacere vedere i giovani. E almeno c'è qualcuno che si muove, perché prima non c'era nessuno. Abbiamo fatto queste foto un mesetto fa in onore, come primo memorial Pisciotto, in onore del padre Salvatore. Siamo una dozzina di fotografi che, diciamo, unite dalla passione per la fotografia, per l'amore anche della nostra città, ci siamo messi, diciamo, abbiamo unito le nostre forze per realizzare. All'inizio, dopo una breve riunione, poi alla fine ci hanno, diciamo, selezionato dei temi in stile vintage, ovviamente utilizzando macchine d'epoca, con modelli, con abiti d'epoca, con soggetti inerenti al periodo degli anni 60, anche perché da ricollegare il tema con il periodo del mitico Pisciotto, che è stato uno dei primi bar in Castelleone negli anni 60. Quindi, rispettando il periodo storico del bar, abbiamo inserito la tematica delle foto. Devo dire che è stata una bellissima iniziativa quella proposta quest'anno dai titolari del chiosco Pisciotto. Visto tante belle foto, ero già venuto il giorno appunto in cui scattavano le fotografie con le varie modelle, con le automobili d'epoca, e devo dire che la riuscita è veramente eccezionale, perché si vedono, insomma, delle gran belle foto esposte. Sono naturalmente belli soggetti, sono bravi fotografi, sono belle le modelle. Quindi, ho visto anche una buona partecipazione. Sì, sì, ha partecipato sia, ripeto, il giorno che si è effettuato, insomma, sono effettuate le fotografie, c'era un discreto numero di gente, poi oggi si sta vedendo, insomma, per la premiazione si è riempita nuovamente, insomma, la piazza. Cosa significa per te questa mostra? Ricordare mio padre. Nessuno lo ricorda da Grigento, io l'ho voluto ricordare così. Diciamo che con questa piccola mostra fotografica, ma non c'entra niente la mostra fotografica, però io, un fotoreporter, ricordo mio padre con un'immagine che lui ha creato San Leone anche con questo chiosco, quello di là. Quindi ritengo sia giusto ricordare anche lui con questo memorial fotografico. Quindi era anche un grande amico mio, un grande amico suo, ma un grande amico di tutti, e pochi lo ricordano. Per il resto io mi auguro che tutto finisce bene, poi con il gruppo musicale che saranno i Sicily Swing a dare gioia, musica e allegria al popolo grigentino. Come prima cosa penso sia anche potrebbe essere un trampolino di lancio verso noi fotoamatori, diciamo, in ambito fotografico, principalmente anche in ambito della moda, magari, perché, come sicuramente già ti è stato detto, siamo stati sponsorizzati da uno stilista saccense con gli abbigliamenti, diciamo, appunto, con tutti gli abiti. E speriamo, ovviamente questa è la prima edizione. E contiamo tantissimo in farne molte altre, e ogni anno, appunto, per ricordare Pino Pisciotto e sempre per incrementare sempre di più nell'agrigentino, diciamo, la fotografia. In bocca al lupo, crepi.
ospite. Tu hai posato per i fotografi? Sì. Mirko. Beh, è stata una bella sensazione, ci siamo divertite, ci siamo conosciute pure con le ragazze, con i fotografi, insomma è stata una bella esperienza comunque. Sì, è il primo memorial in onore a Pino Pisciotto, che è il padre di Salvatore, che è collega di Info Agrigento, il nostro fotoreporter ufficiale, che è l'organizzatore anche di questo primo memorial, che segue questo shooting fotografico effettuato a luglio. Oggi stiamo vedendo questi lavori effettuati da questi fotoreporter agrigentini. Non sarà facile scegliere, che ci sono foto di ottima e pregevole qualità. Vedremo comunque di individuare le caratteristiche peculiari in ciascun lavoro e assegnare il giusto riconoscimento. Ok, un in bocca al lupo anche a te, Pietro. Ciao Nuccio. Ciao. Io. Fabio Florio. Sì. Fabio, tu hai un compito un pochettino difficile stasera. Beh, sì, a giudicare è sempre un compito difficile, però alla fine ho trovato degli ottimi lavori. Delle difficoltà ci sono state, perché comunque ho visto che comunque i partecipanti hanno avuto anche loro delle difficoltà a realizzare questi scatti, perché comunque un po' il tempo, un po' l'organizzazione che non gli ha permesso di prendere tempo anche per scegliere gli scatti che dovevano presentare. Però devo dire tutto sommato che, a parte, è stata una bella iniziativa da parte di Salvatore Pisciotto, comunque ha permesso anche a questi ragazzi di far vedere le loro capacità. E poi devo dire che comunque spero di vedere presto il calendario con le foto che abbiamo scelto, perché devo dire che sono dei lavori graziosi veramente. Cioè, non me l'aspettavo dai ragazzi agrigentini questo, devo dire, veramente è una cosa interessante. Intanto allora, si è creato un movimento che spero si riproponga l'anno prossimo, organizzato con tutti i crismi, per dare la possibilità, perché comunque anche queste iniziative servono per fare crescere questi ragazzi, che comunque magari si confrontano in situazioni quasi un po' virtuali, perché comunque sulla rete ci sono delle possibilità di fare questo, ma già confrontarsi e parlare, sentire le critiche, diciamo, è una cosa un po' diversa, migliore sicuramente. Allora iniziamo da Lillo Arcieri. Bravo! E perché era arrivato? Non avevamo subito in mezzo, wow. Ah, ok. Grazie. Questa è immagine di copertina, non mi trovo io dire. Grazie. Prego. Giuseppe Lo Pilato. Applauso. Il nostro fotografo di fiducia. Giuseppe Spoto, grazie. Ecco qua. Un applauso magro, ma anche sempre. Grazie, allora. Daniele Giordano, ecco qua, la targa per il ricordo. Se meglio così? Ah, vabbè, così sì. Grazie. Raffaele Frontera. Ciao Raffaele. Riccardo Muscarella. Ecco, adesso abbiamo problemi di altezza. Si ha seta di recca, dai, non c'è la secca lì. A base. Guarda, scherziamo. Ciao Mirko. Ah, con la foto. Totò Pisciotto, ecco qua, autocelebrazione, ecco. Questo
Allora, adesso passiamo alla premiazione. Dare questo ricordo alle modelle. Cetti Nicoletti. Ah sì, c'è Fondino. Vabbè, lo chiamiamo, dai. Scusami. No. Carmelo Contino, fotografo, così specifichiamo, siamo passati dai fotografi. Non ci sa mai. Ok. Sefora Catalano. Ciao Sefora. Okay. Ci vediamo. Oriana Pisciotto. Ciao Oriana. Ragazzi, io volevo premiare anche Fabio perché e mi pare giusto. Anche la sua presenza va premiata. Grazie. Bravo! Fabio detto Ni. Bravo Ni. Grazie a voi. Fotografa.